Stamattina a Bagheria una marcia di solidarietà al fianco dei commercianti contro il pizzo. L'iniziativa è nata spontaneamente da un gruppo di giovani. Il corteo partito da Piazza Matrice ha percorso l'intero Corso Umberto sino alla piazzetta Vittime della Mafia. Niente bandiere, niente simboli di partito, solo gente comune a sostegno di chi si ribella alla mafia. Si sta scrivendo la storia di questo paese, della lotta alla mafia, al pizzo, e i nostri figli leggeranno sui libri quello che si sta scrivendo oggi. Tanta la partecipazione dei giovani, soprattutto. Sì, è un elemento importante, fondamentale, prezioso, e io sono convinto che chiunque voglia delinquere, chiunque voglia chiedere il pizzo, non andrà mai da questi ragazzi perché saprebbe già quale sarebbe il loro destino. Noi probabilmente rappresentiamo semplicemente il popolo bagherese degli onesti, quello che in questo momento storico, dove tante cose stanno accadendo proprio contro questo fenomeno mafioso, noi proprio in questo momento siamo all'amministrazione e cerchiamo di fare il nostro meglio per dire no alla mafia e per far capire che l'amministrazione e comunque il comune, l'ente che rappresenta i cittadini bagheresi, è impermeabile alle penetrazioni mafiose. Accanto a me sono felice che ci sia Mimmo Dagati, sono felice che ci sia Gianluca Calì, sono felice che ci siano quegli imprenditori che hanno detto no, senza troppo clamore, avevano soltanto bisogno che la popolazione civile riunisse questa giornata, perché non sono soli. Quello che abbiamo fatto noi con Giulio Golia, con Nicola Remici, che sono degli autori delle Iene, è semplicemente raccontare che Bagheria si stava sì rialzando, ma era necessario raccontare la storia a 360 gradi com'era. E noi volevamo riuscirci, speriamo di avercela fatta. Semplicemente oggi voglio dire a tutti i bagheresi di alzare veramente il capo e di non lasciare soli persone come Mimmo Dagati, come Gianluca Calì, perché ci rendono orgogliosi di essere siciliani. Oggi la mia serenità, la mia forza viene ancora messa in luce da questa manifestazione, da queste persone. Cioè, sentire dietro le spalle tutta questa gente ci mette ancora di più, nella voglia di fare ancora di più per questa terra.